Ciao a tutti ragazzi, sono Kerren e oggi, anche se davanti a me ho praticamente una marea di roba per cercare di filtrare meglio la voce, accessorio che ho comprato tipo 18 secoli fa ma che non ho mai realmente provato, non so neanche io come lo devo aggiustare, ok, può essere così meglio. Proviamo una cosa che non avrei mai e poi mai, ma veramente mai e poi mai, cioè non è che lo dico per dire, veramente mai e poi mai pensato di fare nella vita, ovvero andare in un banner per cercare un doppione. Ora, se il video lo, cioè nel senso, chi lo guarderà in futuro non capirà, chi lo guarda ora già ha capito le mie intenzioni quali sono, già ha capito dove voglio andare a pullare e perché voglio pullare. Ora, statisticamente Pierre è un personaggio che mi rimarrà da qua a un bel po' di tempo, cioè si suppone che mi rimarrà da qua ad un bel po' di tempo, si suppone. La vedo una carta che non la sposterò difficilmente, anche se è un po' follia pullare per un doppione, ma è una carta così, non lo so, è il banner in sé che è a formula convenienza. Logicamente può rimanerci anche inculato, non è che formula convenienza significa formula sicurezza, formula convenienza significa che sembra conveniente, ma potrebbe non essere conveniente. Quindi sembra un banner conveniente, potrebbe non essere conveniente. Quindi diciamo che sto provando emozioni contrastanti perché non sono mai entrato in un banner per cercare il doppione, cioè una cosa nuova, entri in un banner per cercare un doppione, quindi assolutissimamente ed è il primo essere umano a portare questo format su YouTube di Tsubasa, logicamente, non mondiale. Cioè, il primo essere umano di Tsubasa che entra in un banner per cercare un doppione. Diciamo che non è una cosa che fanno tutti, è una cosa un po' Anche perché non è che manca poi tanto al Dream Festival, quindi sto un po' azzardando, anche perché se poi mercoledì esce qualcosa, sto azzardando proprio tanto, 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 tanto. Però Pierre mi fa veramente miracoli, miracoli, miracoli e il banner sembra ultra conveniente. Cioè mi sento che se non lo prendo qua è come se mi lasciassi scappare un'ottima occasione. Logicamente non è che il boundary break, come lo volete chiamare, cambia il mondo, cambia la partita, ma fa la sua differenza. Siccome questo non è un personaggio Dream Festival o Dream Collection o Gacha, e quindi tu dici vabbè, magari pullando al prossimo Dream Festival mi esce nel mezzo e lo potenzio, le uniche possibilità reali di potenziarlo sono queste, cioè no, non ho altre possibilità, poi saranno tutte a medagliette, insomma. Quindi l'unica possibilità reale è questa. Poi Santana, Michael, aspetti che ritornino in retap e magari pullando per qualcos'altro ti escono, ma Pierre non lo puoi fare più. Logicamente, se finisco solo con Napoleon, cosa probabile, mi metto a piangere, però diciamo, il rischio c'è, cioè, il rischio vale la pena, penso, suppongo, non lo so. Sono un po' tilted. Dai, andiamo. Andiamo perché sennò non mi convinco più, mi sto cercando di convincere da 3 giorni. Mi sto cercando di convincere da 3 giorni e non mi convinco mai. Quindi, l'ansia a 3000, ma proprio a 3000. L'ultimo. Già è worth it, già è fottutamente worth it, già questo video è fottutamente worth it, sì! Fuck bliadas, bitch, bitch, bliadas. Fuck my ass, fuck. Ma proprio fuck in total, fuck, fuck. Qua ci esce Super Pier. Qua ci esce Super Pier. Qua ci esce Super Pier. No, questo è troll, questo è troll, questo è troll, questo è troll. No, perché se pure qua non era troll, penso che mi veniva un infarto. Cioè, seppure qua non è. Già mi potevo fermare e essere contento così, eh. Questo ora sto facendo un attimo l'esagerato, eh. Questo esempio me la potevo evitare. 50% chance.
Ok, ragazzi, ora c'ho un attimo il batticuore perché sono stato troppo fortunato, quindi non mi sento che sarò di nuovo ancora così fortunato. Penso che al fine video dirò, era meglio se mi fermavo alle 30. Però già di per sé valsa la pena, mettiamola così. Com'è? Ok. Mamma mia. L'ansia, l'ansia. Ma dai! Vabbè, quindi finiamo come ho detto io, che dirò era meglio se mi fermavo. Era realmente meglio se mi fermavo a 30. Se mi fermavo a 30 ero contentissimo così. Invece ho voluto fare l'esagerato. E vabbè, non mi dare, ti prego. Ti prego. Non mi far buttare le Dream Ball, ti scongiuro. Non mi dare Napoleon alla fine, sarebbe una trollata bruttissima. Ok, e zompati server di Tsubasa. Cioè, per non farmi sculare, sono zompati server di Tsubasa. È morto tutto Tsubasa, è caduto Tsubasa, è caduta la mia connessione, è caduto. Non lo so che è successo. No, la connessione mia c'è, quindi no, non sono io. Morto Tsubasa, ok. Vabbè, raga, non fa niente. Vediamo se si riapre. Ho detto io, era meglio se mi fermavo a 30. Era meglio se mi fermavo a 30. Se mi fermavo a 30, già era a posto. Cioè, se mi fermavo a 30, perché ora, se mi esce Napoleon, l'ho preso nel culo. Cioè, mi fermavo a 30. Anche se comunque va benissimo, perché era quello che volevo. Quindi non posso dire di essere scontento. Cioè, già sono andato bene. Già è andata bene, già è andata come volevo, quindi ok, va bene, già è andata come volevo io. Però ora dici cazzo, sto all'ultimo, me ne puoi dare un altro e faccio il Super Guatamala, cioè proprio vado proprio a ballare. Mamma mia. Ricordi? Vabbè, normale, SSR garantito. Pure a spaccaggio, cioè c'è uno garantito a spaccaggio. No! Vabbè, facciamo finta che mi è uscito alla fine. Facciamo finta che Pier mi sia uscito alla fine del video. Non mi sia uscito le prime 30 Dream Ball. Mi sia uscito alla fine del video, quindi non mi è uscito ora. Mi è uscito all'inizio, nel primo pull. Non è vero che è uscito ora. Non è vero che ho pullato per niente dopo. Non è vero, quindi mi è uscito all'inizio e mi è uscito alla fine. E all'inizio mi è uscito Napoleon e io sono contentissimo del risultato. Cioè, sono contento del risultato, però. Cioè, nella mia testa si stavano facendo le possibilità di dire faccio due Napoleon, tre Napoleon, cioè tre Pierre, super Pierre, vabbè. Ok, però comunque è andata bene, solo che potevo sculare di più. Però, già ho sculato, però potevo sculare di più. Vabbè, raga, per questo video è tutto, spero che vi sia. Anche se il pezzo forte sono stati, cioè, le 30 Dream Ball, il resto, niente, vabbè. E va bene così, va bene, non fa niente. Ne volevo uno, ne ho preso uno. No, ma il resto delle Dream Ball era il dazio da pagare per aver sculato. Sono cose che capitano, shit happens. Quindi, per questo video è tutto. Vi ringrazio per aver visto questo video strano, con sensazioni strane. Cioè, non posso manco dire sono arrabbiato, mi è uscito alla prima. Come mi faccio ad arrabbiare? Le ho buttate le altre, non fa niente, però. Come mi faccio ad arrabbiare? Va bene. Quindi va bene così, raga, e ci becchiamo alla prossima.